Allora, oggi realizzeremo una borsa di fettuccia in questo color mosto. Io ho già realizzato il fondo, vedete, e vi lascio in descrizione il link di uno zainetto sempre realizzato con la fettuccia, dove le dimensioni del fondo e la forma sono identiche. Quindi in quel tutorial vi spiego esattamente come fare il fondo e vi lascio il link per poterlo andare a guardare e farlo anche voi uguale. Adesso da questo fondo, una volta che avete seguito l'altro tutorial e avete realizzato il fondo, andiamo a realizzare una borsa con un punto un po' particolare e adesso appunto vi spiego come andarlo a realizzare. Lavoreremo quindi con della fettuccia e un uncinetto. Io sto usando il numero 8. Quindi una volta realizzato il fondo, il primo giro andiamo a lavorare un giro di tutta maglia bassa, quindi per ogni punto sottostante andiamo a lavorare un punto basso. In questo modo. Arrivati al termine del giro, adesso dobbiamo andare a fare un punto, sempre la lavorazione si svolge sempre a punti bassi, però invece di andare a puntare qua, dove puntiamo normalmente, dobbiamo andare a puntare nella spiga del punto, ovvero qua in basso. Vedete, a metà delle due lineette che compongono il punto. Vedete, non punto qua, ma vado a puntare qua in mezzo. Vedete, apro il punto in questo modo, si crea questa V e io vado a lavorare la mia maglia bassa. Di nuovo, vedete che vado a puntare sempre qui in mezzo. E vi si creano queste V. Ancora. In questo modo vedete che vi si creano le V. È praticamente una maglia bassa normale, però invece di andare a puntare qui, punto semplicemente in mezzo alle due stanghette verticali che compongono il punto. E ottengo questo risultato che a me piace veramente molto. È un punto semplicissimo ma veramente molto carino, col quale andremo a lavorare tutto il nostro corpo borsa. Quindi una volta realizzato il fondo non ci resta che andare che crescere e realizzare l'altezza della nostra borsa sempre con questo punto. Quindi adesso ve lo faccio vedere ancora una volta. Quindi io non punto qui dove punterei di solito, ma vado ad agganciare e ad aprire il mio punto e vedete, non vado a puntare qui, ma punto qui, in mezzo. E voilà. E proseguo in questo modo fino ad aver ottenuto l'altezza che desidero. Guardate, ho appena terminato di realizzare il mio corpo borsa. E in totale ho realizzato 18 cm di lavorazione e questo risultato, vedete che si vede questa lavorazione qui in modo particolare, che è semplicemente una maglia bassa ma presa in questo modo che sembra un punto molto più elaborato di quanto in realtà non sia. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che ho deciso di metterci questi manici qui in questo modo centrali.
Mannucci, che tra l'altro sono appena arrivati, sono una novità e quindi mi andava di provarla, poi li trovavo veramente molto graziosi, dato che la borsa non è molto grossa perché il fondo l'avevo già fatto abbastanza piccolo, secondo me sono perfetti e quindi voglio provare ad utilizzarli. E adesso vi faccio vedere come andare a stringere la borsa, perché adesso da qui dobbiamo stringerla un pochettino per poi andare ad attaccare i nostri manici. Allora, abbiamo detto che adesso dobbiamo stringere la nostra borsa perché è diventata troppo larga per i manici che vogliamo andare ad utilizzare, quindi io voglio che qui sui laterali così si stringa. Quindi, lavorando sempre allo stesso punto, quindi prendendo sempre in mezzo e non cambiando mai, vado a lavorare un punto basso nel punto seguente, un altro punto basso nel punto seguente, e poi dopo ne salto uno, faccio una diminuzione, dopodiché lavoro di nuovo due punti bassi, uno e uno, due, in questo modo, e poi salto un punto, così, dopodiché lavoro di nuovo due punti bassi, voilà, e poi salto di nuovo un punto e proseguo così per tutto questo giro, saltando, facendo due punti bassi e saltando un punto. Quindi adesso di nuovo due punti bassi, e salto un punto. Vedete? E proseguo in questo modo per tutto questo giro. Una volta terminato il giro di chiusura, adesso dobbiamo andare ad attaccare il manico. Io ne ho già attaccato uno e vi faccio vedere come fare. Allora, innanzitutto dovete prendere il vostro manico, quindi prendete nuovamente la vostra fettuccia e il vostro manico. Con l'uncinetto dovete entrare attraverso il manico e andare a lavorare tutte maglie basse nella parte dritta del manico fino a rivestirla interamente. In questo modo. Adesso da questo lato disfate il nodino d'inizio, lo andiamo a disfare perché è brutto. Così, voilà. E da questa parte invece dobbiamo tagliare una gugliata di filo un po' lunga, perché dovremmo andarla a infilare nell'ago della fettuccia che abbiamo qua per poi andare ad attaccare questa parte alla borsa. Quindi tagliate una gugliata leggermente lunga. Quindi a questo punto abbiamo infilato l'estremità del filo nel nostro ago e adesso dobbiamo andare ad attaccare questa parte qui così alla nostra borsa. Quindi le maglie basse, vedete che sono rivolte verso il basso, le andate a posizionare al centro delle vostre maglie dove desiderate appunto fissare il vostro manico. Quindi io devo assolutamente guardare che sia in linea, ok, con quello che ho già messo, perfetto. Dopodiché dobbiamo entrare nel nostro corpo borsa con l'ago, tiriamo il filo e vediamo di attaccare il nostro manico. Quindi adesso di nuovo entriamo da dentro, vedete, passo nel punto del corpo borsa e poi mi aggancio qua così ed esco. Di nuovo, stavolta rientrando, quindi passo prima qua e poi nel corpo borsa ed esco. E voilà, se volete potete per maggior sicurezza fare ancora un giro di ritorno per assicurarvi che sia fissato ulteriormente, quindi passare due volte, ancora una volta, all'interno di tutti i nostri punti per assicurarci appunto di aver fissato correttamente il manico.